Buongiorno a tutti in questo nuovo video. Oggi parleremo di un hotel nello spazio che dovrebbe essere già aperto nel 2027, ma prima sigla. Come avete visto, questa sigla è stata creata in collaborazione con Sanserafino, il nuovo festival che dovremo vedere fra 2 o 3 mesetti, ma forse anche uno. Comunque, torniamo a noi. L'Orbital Corporation in California ha detto che questo hotel, chiamato Voyager Station o VSS, e sarà già pronto nel 2027, come vi avevo anticipato prima. Ma anche se Gianfrancaldo e Serafino sono già nella VSS, quindi linea a Serafino e Gianfrancaldo. Ciao, come state? Saluta Serafino. Dove io qui? No, ma girmaci. Ah, capito. Ciao a tutti, cosa vi devo dire sotto monte? Ah, boh, e io che ne so. Comunque ciao. Ah, ok, ciao. Lo sapevo che non dovevo collegarmi con loro due, però vabbè. Andiamo avanti. Si pensa che sarà formata da 2 anelli che sono collegati da raggi. Ah, tranquilli, se ve lo state chiedendo, per la gravità ci sarà. Il problema è che sarà il 40% in meno di quella terrestre, quindi sarà un po'. Potremmo pensare alla gravità su Marte, più o meno è quella lì. Ma allora mi posso pensare, che bello, mettiamo la finaggio qui. Pesiamoci. Che bello! Peso 48 invece che 80 kg. Wow! Per la minaccia vado a dirlo. Subito c'è un fratello. No, Serafino, non funziona proprio così. Non mi hai sentito, vero? No, no, immaginavo. Stavo dicendo che i visitatori, che possono essere solo 400 persone, potranno fare delle attività ricreative che qui sulla Terra non si potrebbero fare, come ad esempio il basketball a 0 gravità. Ma la vera domanda è: voi cosa vi piacerebbe fare che qui sulla Terra non si potrebbe fare? Scrivetelo qua sotto nei commenti. Si potranno fare anche delle passeggiate spaziali, quindi andare fuori dalla Voyager Station. E ci saranno 2 spettacoli alla sera, ogni sera. Adesso però passiamo un po' di costi, passiamo ai costi, quindi parleremo dei costi. La Voyager Station si pensa che la costerà, per costruirla, qualche decina di miliardi di euro. E per stare lì solo 3 giorni costerà 3 miliardi di euro. Che questi 3 miliardi di euro possono essere anche 5 miliardi, perché ad esempio questi qui, diciamo, sono dei leak, tra virgolette. Quindi si pensa, quindi può essere 5 miliardi, 2 miliardi, insomma, qualche miliardo di euro ci costerà. E pensare che questa Voyager Station la vogliono creare per le persone normali. Direi anche per fortuna, pensa se volevano costruirla per i ricchi. Secondo me qui altro che trilione. 4 milioni di euro costerà per 3 giorni. Quando è finito? Cosa? Ma adesso dobbiamo trovare tutti i soldi. Ah, beh, diccelo a te, io non so niente. Frank, uffa, appena ti prendo Gianfrancaldo, ti licenzio queste parole di Serafino.